Buongiorno amici, sono Massimo Froio, presidente di Biotech. Volevo rivelarvi oggi alcuni piccoli segreti della nuova creatura che abbiamo realizzato, cioè di Maestro. Allora vi voglio far vedere la macchina che già avrete visto. In questo breve tutorial non voglio parlarvi della macchina, ma voglio parlarvi della prestazionale cartuccia che abbiamo elaborato e messo a punto per dare delle prestazioni di lavoro e di sicurezza assolutamente migliori rispetto al passato. Prendo una cartuccia sterile così vi faccio vedere di che cosa sto parlando. La apro davanti a voi e la inseriamo nella macchina. Sapete che queste cartucce vanno sulla macchina a vite, quindi a differenza di quelle che hanno equipaggiato la Stylus, macchina di punta della produzione Biotech, fino ad oggi queste vengono proprio avvitate nel corpo macchina e diventano un corpo unico con la macchina stessa. In realtà volevo farvi vedere alcune chicche particolari che ho sviluppato e che il nostro reparto di sviluppo, progettazione e sviluppo ha messo a punto per darvi un prodotto assolutamente ineguagliabile e diverso da quello che esiste sul mercato. Allora, la prima delle grosse innovazioni sta proprio nel corpo della cartuccia. Viene spinta dal pistone della macchina dalla parte posteriore. Quindi da questa parte, ok, e otteniamo un'uscita del lago di 6 mm. Chiaramente non andremo mai nel nostro mestiere a utilizzare tutti i 6 mm dell'uscita d'ago che potenzialmente questa cartuccia può dare. Questa è una delle caratteristiche che abbiamo introdotto nella nuova cartuccia. Ma c'è un'altra caratteristica molto importante, ed è forse la prima volta che viene utilizzata questa tecnologia in un nuovo prodotto, e vi faccio vedere di che cosa sto parlando. In realtà la cartuccia per la prima volta è composta da due parti, quindi abbiamo il corpo e il puntale e la base che viene avvitata nella macchina. Perché due parti che vengono assemblate insieme in produzione? Perché questa parte della cartuccia è stampata in un materiale molto più morbido che assorbe quasi totalmente le vibrazioni trasmesse dalla trasmissione della macchina al lago. Quindi accoppiando due tipi di materiali diversi e separando in due parti la parte a contatto con la macchina e la parte terminale a contatto con il paziente, con il cliente, siamo riusciti a eliminare circa il 30% in più delle vibrazioni che qualsiasi motore e trasmissione di qualsiasi macchina riporta verso l'ago. Quindi una stabilità molto maggiore per l'operatore nell'esecuzione di lavori particolarmente fini, definiti e precisi. Adesso vorrei farvi vedere, dopo quest'ulteriore chicca, un altro aspetto importante, cioè l'interno della cartuccia. Allora, l'interno della cartuccia è un interno molto complesso, perché abbiamo il supporto del lago, il sistema molla che fa sì che l'ago possa muoversi all'interno della cartuccia. Nella parte alta del sistema vedete questa specie di rondellina di plastica, ha un duplice scopo, quello di guidare ulteriormente l'ago nel suo movimento e renderlo più preciso, e quello di rappresentare una prima barriera al colore che eventualmente passi dal tubo, dal serbatoio colore, verso il basso. Quindi abbiamo una prima barriera, la molla, il supporto del lago e vedete qua in fondo il sistema a membrana, il sistema con la nuova membrana, un nuovo tipo di silicone molto morbido che avvolge completamente tutta la parte
terminale del lago e va a fare una tenuta assoluta e completa rispetto al corpo macchina, al tubo della macchina. Quindi questi due sistemi anti-reflusso, come li chiamo io, impediscono nella maniera più assoluta il passaggio del colore dalla parte dove viene intinta la cartuccia nel colore e dove c'è l'ago che va al contatto con il cliente, alla parte posteriore che invece viene in contatto con il pistone della macchina. Quindi sulla nuova cartuccia, riassumendo, riusciamo a garantire tre cose in più e nuove rispetto al passato: l'assoluta sicurezza igienica di non reflusso del colore, una corsa di oltre 6 mm del lago e due materiali diversi che, accoppiati in fase di produzione, consentono di ridurre, smorzare le vibrazioni eventualmente trasmesse dalla macchina del 30% rispetto a tutte le altre cartucce che abbiamo prodotto fino adesso. Quindi questo è un grosso lavoro di ingegnerizzazione che abbiamo fatto e portato avanti con l'unico scopo di darvi il prodotto italiano più prestazionale e tecnicamente più preciso e igienico possibile. Ok, abbiamo parlato di cartuccia che è stata progettata soprattutto per precisione, ma anche per evitare il reflusso di colore. Ultimamente mi è capitato di vedere sul mercato una cartuccia prodotta in Cina ma venduta in Italia da diverse aziende italiane che, guarda caso, è compatibile con le macchine Biotech. Qual è il problema di questa cartuccia compatibile? Che non ha nessun sistema di ritenzione del colore. Quindi io ho usato il modello trasparente per farvi capire che cosa succede. Cioè, dopo il primo trattamento la cartuccia si riempie completamente di colore perché non c'è nessuna membrana che trattiene questo colore, né in alto né in basso con le membrane in silicone, e il colore che passa all'interno della cartuccia, come sapete tutti, è un colore che contiene al suo interno sangue e fluidi corporei del nostro cliente. Quindi potenzialmente il colore che passa verso la macchina è un colore infetto, e possiamo, con questa tipologia di prodotto, determinare delle infezioni crociate, perché se si inquina o si infetta la parte terminale della macchina, anche cambiando cartuccia possiamo trasportare quello che è stato magari portato dal cliente precedente al cliente successivo. Quindi non solo il passaggio totale del colore dalla cartuccia verso la macchina determina un altro tipo di problema: che tutti i meccanismi della macchina vengono intrisi di colore. Quindi appena il colore si secca nella trasmissione, nei meccanismi della macchina, la macchina stessa non funziona più, comincia a rallentare, il motore sforza, si rompe e la macchina deve essere mandata in assistenza. Allora Biotech non riconoscerà più la garanzia sulle proprie macchine vendute che non utilizzino le cartucce originali Biotech. Spero di avervi dato alcuni spunti di riflessione e di aver apprezzato le novità che abbiamo introdotto in questo nuovo, in questa nuova cartuccia, in questo nuovo ago, rigorosamente tutto prodotto in Italia, prodotto a Milano da Biotech, anzi io direi prodotto in Lombardia. E vi abbraccio, vi saluto e vi rimando al prossimo tutorial, dove parleremo di qualche altro aspetto relativo a Maestro. Grazie.